Amiche ed amici di Rete 8 Sport, una buona serata da Lorenzo Valeriani, nuovo appuntamento con Eccellenza On Air dopo il turno infrasettimanale che abbiamo seguito in diretta, tre recuperi, nel mezzo purtroppo anche l'eliminazione da parte dell'Aquila 1927 ai calci di rigore contro il Città di Isernia. Parleremo di questo, parleremo di quello che è successo anche domenica scorsa nel turno classico di Eccellenza e ovviamente un occhio di riguardo soprattutto a quello che accadrà domani dalle ore 15, perché si prospetta un turno davvero interessante. Cominciano ad essere calde le partite, comincia ad esserci tensione non solo nei piani alti, non solo nella griglia playoff, ma soprattutto direi nelle zone basse. E allora vado a salutare subito i miei ospiti. Do il benvenuto, è un ritorno, ma aspettavo qualcosa di bello dopo alcune dichiarazioni da parte di un allenatore in particolare. Fortunatamente abbiamo l'occasione di averlo qui in trasmissione. Allora lui sicuramente ci spiegherà quello che è successo qualche giorno fa dopo un momento non troppo bello calcisticamente parlando, però poi le cose si sono messe, fortunatamente per lui, ma io direi per tutta l'Eccellenza, a posto. Buonasera a Donato Ronci, neotecnico del Sambuceto, come ti devo chiamare, Ti Donato? ringrazio, buonasera a tutti. Come si è sviluppata quella settimana? Perché ovviamente c'è stato un po' da libro cuore, lo possiamo dire, perché forse tu hai voluto con un gesto d'amore sacrificare la tua persona sulla panchina per dare una mano a una società che ti è stata vicina dall'inizio alla fine, o no? Hai detto bene, io ho fatto questa cosa perché era giusto farla, non mi sono mai nascosto dietro i contratti, non potevo farlo di certo a Sambuceto. Era importante dare una scossa, sapevo della fiducia incondizionata da parte della società, me l'hanno sempre dimostrato, e quindi o lo facevo io questo gesto, se no probabilmente si andava avanti così. Io volevo capire tante cose. Ed era giusto fare quello, soprattutto, ripeto, per rispetto della società che veramente mi è stata sempre accanto, non ci ha fatto mancare mai niente, anche ai ragazzi, quindi era giusto fare questo e volevo, ripeto, dare una scossa forte all'interno dello spogliatoio perché il problema del Sambuceto è solo esclusivamente un problema mentale. E Diciamo che quindi c'è un interruttore, Donato, che spesso e volentieri si spegne all'improvviso, no? sì. E tu, permettimi la battuta, potresti essere, anzi, devi essere l'elettricista giusto che mette i No, contatti a ma posto. E ti anche ho a voluto qui, però, capistrello. Donato, perdonami se ti interrompo, ti ho Sì. voluto qui perché nelle settimane precedenti si è parlato spesso e volentieri di allenatori, tra virgolette, troppo presto bruciati. Troppo presto giudicati in un campionato che lo dimostra soprattutto quello di quest'anno, complicato per tutti, a prescindere poi dal pedigree e da quello che ci portiamo dentro le nostre valigie quando ci accasiamo, è il tuo caso in questo istante, anche in squadre che sulla carta dovrebbero essere, non dico favorite, ma forti da piani alti, però poi durante la stagione si incontrano tante difficoltà, no? Sì, ma soprattutto quando subentri. Io in 21 anni che faccio l'allenatore è la seconda volta che subentro, quindi devi avere il tempo, devi avere tante cose per far sì che si diventi una squadra. Poi abbiamo attraversato momenti difficili, complicati, abbiamo sempre cercato, no, di uscirne fuori, però ripeto, ci siamo portati dietro sempre questo limite, che è quello mentale, dall'inizio. Faccio l'esempio di Capistrello quando mi sono dimesso Sì. quel giorno lì. Abbiamo fatto un primo tempo buono, forse qualcosina in più il Capistrello. Però poi nel secondo tempo abbiamo pareggiato e avevamo la parte in pugno. Dovevamo solo fare il secondo gol e invece ci siamo addormentati in una situazione. Poi Fantozzi ha fatto un gol incredibile. Però gli episodi ci condizionano sempre in tutte le partite. Con il Lanciano 1-0 per noi, abbiamo avuto 3-4 volte la palla per il secondo gol, poi abbiamo avuto 20 minuti di blackout totali, 25 minuti, abbiamo preso due gol.
secondo tempo a una porta, pareggi la partita e sfiori il terzo gol in 4, 5, 6 occasioni, non ci riesci, però hai condizionato un risultato. Quindi l'aspetto mentale, quel gesto mio era per dare una scossa forte all'interno della squadra e per capire un attimino anche il pensiero della squadra. Poi sono stati tutti quanti cari, carini e gentili perché il giorno dopo sono andati dalla società a dire che non erano d'accordo su questa cosa e la società ha detto guarda che noi abbiamo provato col mister ieri sera tardi, però provateci voi perché per noi è difficile. Alla fine, diciamo, l'unità di intenti da parte della squadra, della società, anche noi come staff non ce la siamo sentita poi di quando c'hai una squadra che ti chiede questa cosa, c'hai una società che ti chiede questa cosa, non ci siamo sentiti di mollare, anche perché non fa parte di imparare nella maniera più assoluta. Prima di farti, di chiederti un'altra curiosità, Donato, aggiungo a questo mosaico, un inviato storico di Rete 8 che ti conosce davvero, davvero bene. E allora ti faccio vedere chi è, lo presentiamo, è Costantino Spina. Ciao Costantino, come stai innanzitutto? Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. Bene, grazie. Saluto anche Donato. Tra parentesi, ci siamo visti ieri perché è in corso di svolgimento un torneo giovanile a Spoltore dove gioca anche suo figlio e Insomma, abbiamo scambiato, sì, ieri abbiamo scambiato qualche qualche chiacchiera, chiacchiera. dai. Sì. Donato, allora, la mia curiosità è questa e poi faccio fare anche una domanda a Costantino, ovviamente, di quelle che non ti ha fatto ieri. Sei tornato, no? Questa bottiglia lanciata nel mare con un bel messaggio dentro, ti è tornata indietro col messaggio non solo della società ma anche della squadra. I volti quando sei tornato all'interno dello spogliatoio e soprattutto se ce lo puoi raccontare le prime parole, no? Perché credo che poi lì sia stato resettato tutto, è ripartita una sorta di entusiasmo, anche se poi insomma il risultato successivo non è stata la vittoria, però Marini ha fatto una dichiarazione forte, ha detto se siamo questi state tranquilli perché noi l'anno prossimo giochiamo ancora in eccellenza. Sì, quando siamo, a parte che noi ci eravamo già incontrati lunedì, diciamo non al campo, ma ci siamo incontrati a Pescara col capitano e con altri 7, 8, 9 ragazzi. E poi niente, rientrare nello spogliatoio, abbiamo parlato, io ho detto a loro se siete sicuri di questa scelta, perché se ce n'è uno che non è d'accordo, per me non è un problema. Se siamo tutti d'accordo, dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare qualcosa soprattutto a livello di atteggiamento, a livello di cattiveria in campo, perché se andiamo avanti così non ci salva nessuno. Noi abbiamo delle qualità importanti, però solo quelle non bastano. Quindi se siamo disposti tutti quanti a fare un taglio netto del passato e a ripartire con un nuovo entusiasmo, ma soprattutto con tanta tanta cattiveria, perché le partite in questo momento i punti valgono veramente doppio. Soprattutto negli scontri diretti, noi possiamo salvarci e salvarci bene. Abbiamo preparato la partita con l'acqua e sapone, ma abbiamo fatto veramente una grandissima partita. Io non mi lamento mai degli altri, non ho mai fatto questa, non so, sono 3, 4, 5 anni che evito di parlare, però purtroppo C'è domenica stato non abbiamo vinto una quel, colpa nostra. diciamo così, quell'incertezza, no, da parte dell'estremo difensore, poi. Sì, vabbè, ma il gol era straregolare, ma non è stato solamente l'episodio del gol, c'era un'espulsione di Vedovato clamorosa e tante piccole situazioni che non mi sono piaciute, ma soprattutto perché a questo punto del campionato i punti pesano veramente tanto. Io dico che veramente ho sentito nel girone di andata tante, tante lamentele nei confronti degli arbitri, tanti addetti ai lavori, e questa è una cosa che a me non piace. Però poi capito, tante volte poi vieni premiato. Io non lo so se funziona così o meno, dopo tanti anni non l'ho ancora capito, però preferisco non È un po' il parlare gioco delle mai. parti, no? Dalla Serie A fino alla terza Sì, categoria, diciamo. assolutamente. Noi Donato facciamo il possibile, grazie ai nostri inviati, soprattutto nel far rivedere e nel cercare di analizzare un po' quello che accade. Però ovviamente non c'è la possibilità tecnologica di una sorta di VAR ritardato,
da rivedere. No, vabbè, ma su quell'episodio non serviva il VAR, cioè nella maniera sì, no, più no, nel senso come struttura, insomma, per andare a rivedere nel corso della gara, ovviamente, a parte non lo prevede il regolamento, però certo. E poi ho visto sui canali social, insomma, tra fotografie e altro. Ah, oh, vabbè, ma dai, ma si era visto proprio l'arbitro segue il pallone, quindi non guarda neanche il portiere, segue il pallone, la palla entra in porta, sente strillare e lo vede cadere e fischia. Quindi lui ha fischiato dall'urlo senza aver visto nulla, perché lui seguiva la traiettoria della palla che era 2 metri più alto del portiere, quindi non ha potuto assolutamente vedere, quindi... Però è andata così, non ci voglio pensare più, così prepariamo la partita di domani, che ci aspetta una partita tosta, complicata, un ambiente molto caldo, quello pennese, conosco molto bene, quindi affronteremo una squadra satanata di punti, ma lo siamo anche noi in questo momento. Sì, tutti incroci particolari, li abbiamo visti per un attimo, appunto perché Donato Ronci ci accennava al match di domani in quel di Penne contro la formazione di Iodice. Costantino, vengo da te perché... brevemente ti chiedo un tuo parere su quello che è accaduto a San Buceto, no? Con le dimissioni, poi diciamo così, non accettate con una stretta di mano, e voglio rimarcare che il San Buceto credo sia una società che non ha problemi a trovare un altro mister, cioè ad accontentare un altro mister, quindi se fino alla fine hanno tentato di convincere Donato Ronci nel rimanere sulla panchina, evidentemente perché un po' di profumo l'ha lasciato, Costantino. Tu che dici, visto che lo conosci bene? Sì, lo conosco bene. Quest'anno ho seguito diverse volte il San Buceto e devo dire che non ho mai avuto l'impressione che né la squadra né la società fossero contro l'allenatore, anzi, ho sempre visto un gruppo molto unito, giocatori che hanno sempre risposto bene alle direttive di Ronci, così come la società è sempre stata vicinissima all'allenatore. Quindi queste sue dimissioni sinceramente mi avevano colto un po' di sorpresa, perché non me le sarei aspettate. Però visto anche il lavoro che aveva fatto, quello che ha fatto la società del San Buceto e i giocatori, insomma, significa che Donato aveva fatto bene il suo lavoro, magari non l'ha premiato dal punto di vista dei punti, però l'ha premiato dal punto di vista professionale, perché ha avuto un attestato di stima, un riconoscimento che Lorenzo non si vede troppo spesso, dalla Serie A alla terza categoria, un allenatore di solito quando si dimette la società trova subito un sostituto. Invece già la domenica sera la società del San Buceto aveva in tutti i modi cercato di respingere le dimissioni di Donato. Poi il giorno successivo c'è stato questo dialogo con i calciatori, che a loro volta hanno confermato la fiducia in questo allenatore. D'altronde Donato non lo scopriamo oggi, un allenatore che insomma allena da oltre 20 anni, è uscito fuori da situazioni disperate, ricordiamo che con la Tessa, con il Casalin Contrati, insomma è stato autore di miracoli sportivi veri e propri, quindi è l'uomo giusto secondo me per portare su il San Buceto da questa situazione, che ripeto, l'ho visto giocare e secondo me San Buceto finora avrà sbagliato sì e no una partita sola. È una squadra che comunque gioca, le occasioni le crea. Purtroppo quando capitano queste annate, le annate storte, le annate sfortunate, episodi, magari si sbaglia i gol facili, magari ci sono decisioni arbitrali che possono accadere, insomma, durante l'arco del campionato a volte si hanno delle situazioni a favore, a volte a sfavore, ma domenica scorsa è capitato che insomma c'è stata quella situazione che non gli ha detto bene al San Buceto, però ha tutti i mezzi, insomma, per fare bene. Già domenica a Penne, secondo me, si assisterà a una bellissima partita tra parentesi, due belle squadre con due grandi allenatori, e sono convinto che San Buceto di Donato farà molto bene, sì. Faccio entrare un altro inviato in discussione, Antonio Di Berardino. Ciao Antonio, buonasera a te, insomma... discussione già partita e soprattutto, come dicevano Ronci e Spina, si guarda già al turno di domani. Io
vi faccio vedere appunto quello che sarà il turno della 28esima giornata: Capistrello Avezzano, Cupello Delfino Curi Pescara, L'Aquila Angolana, Lanciano Casalbordino, Montesilvano Alba Adriatica, Penne San Buceto, Spoltore Ponte Vomano, Torrese Bagigalupo, Villa 2015 Giulianova. Insomma, Antonio, Penne San Buceto è importante, però ci sono degli incroci. Ecco, voglio partire subito con questa nuova discussione, che potrebbero già ufficializzarci un dentro o fuori. Ad esempio, Villa 2015 Giulianova potrebbe essere l'ultima occasione per il Villa di cercare i tre punti e sperare in un miracolo, direi. Dall'altra parte Giulianova, che se non vince, secondo me, butta le ortiche, l'ennesima occasione, Antonio. Poi ce ne sono anche altre. Devo dire che il piatto è ricco per la prossima giornata, sì. Lorenzo, è molto ricco. Bisogna cucinarlo bene, però. Purtroppo non... Eh sì, purtroppo per gli amici del Villa 2015 io credo che sarà molto complicato battere o comunque cercare di ottenere un risultato positivo con il Giulianova. È complicato anche con una vittoria recuperare una classifica pesante, però diciamo che il dentro e fuori, bassa ed alta classifica, credo che sia proprio Villa Giulianova, no? Sì, assolutamente sì, anche perché ho visto il Villa... proprio nell'ultima partita con l'Arenato Curi Angolana ha giocato con 7 fuori quota, ha iniziato, poi ha finito addirittura con 10 fuori quota con l'infortunio di Giovanni dopo pochi minuti, con l'espulsione del capitano di Pentima. Quindi praticamente penso che domenica non avrà a disposizione nessuno dei due e che sarà costretto a giocare con tanti ragazzi che comunque hanno fatto la loro buona figura, però poi al cospetto del Giulianova, di un'altra squadra giovane, però con dei talenti per la categoria, penso che avranno e che faranno tanta fatica, anche perché purtroppo hanno pochi punti e ne hanno tanti da recuperare. Nella prossima giornata veramente voglio dare risalto ancora di più a quello che può essere questo scontro tra Penne e San Buceto, perché considerato che lo Spoltore giocherà con il Ponte Vomano, considerato che l'Angolana giocherà con l'Aquila, io credo che per Penne e San Buceto sia l'occasione d'oro per tirarsi almeno in quel momento fuori dalle sabbie mobili della zona play-out nei dintorni. E credo anche che il mister Ronci sappia l'importanza di questa partita contro un Penne deluso, perché ho fatto mercoledì scorso Penne-Cupello, era un Penne che voleva la vittoria a tutti i costi. Io dice l'ho visto anche un nervoso nel post partita, perché si aspettava di più dai suoi ragazzi, si aspettava di vincere, e quindi diventa uno scontro cruciale per entrambe le formazioni, secondo me. Sì, davvero davvero tanti incroci. Poi anche questo Lanciano Casalbordino, con il Lanciano che non può perdere terreno, anche se mercoledì ha ottenuto tre punti importanti. Casalbordino, se non erro, 4 vittorie di fila per la formazione di Patron Santoro, che però non bastano ad oggi a tirare fuori la formazione giallorossa dal penultimo posto, esatto, considerando anche che ci sono delle gare da recuperare, con la Bagigalupo che è avanti di un punto, però il trend è nettamente a favore del Casalbordino. Quindi anche qui e faccio entrare in trasmissione un altro inviato di Rete 8 Sport, è Nico Centurame. Ciao Nico, buonasera a te. Insomma, anche qui in bassa classifica forse i pareggi non bastano più, cominciano a non bastare più, perché davvero davvero cortissima. Se andiamo a vedere, io credo fino a quota 37-38, anche se l'Alba Adriatica deve recuperare due match, nessuno è tranquillo. Poi sulla quota salvezza ne parleremo con tutti voi per cercare di stabilire una soglia ufficiale. Io dico la mia, 42 potrebbero bastare. Qualche giornata fa avevo detto 44-45, però poi è tutto da verificare giornata dopo giornata. Tu cosa dici, Nico? Buonasera a tutti. Allora,
innanzitutto io ho potuto seguire molto il Penne ultimamente, che è una squadra che mentalmente sta sul pezzo ogni gara, quindi è una squadra appunto che mentalmente secondo me riuscirà a tirarsi fuori dalla zona play-out il prima possibile. Il Casalbordino, un'altra squadra che è in un ottimo momento, però devo dire che il Bacigalupo Vasto Marina io ho avuto la possibilità di vederlo in azione contro l'Aquila e mi è sembrata una squadra anche solida, offensiva, che però non è riuscita a raccogliere quello che meritava. Infatti anche mister Lore a fine gara ai nostri microfoni ha detto che il Bacigalupo Vasto Marina meritava molto di più in quella forse qualcosa di più. Però Nico, Bacigalupo che ha cambiato mister, Antonacci da esperto quale ha fatto capire nel post gara proprio di mercoledì, tanti giovani, quando mi giro verso la panchina non nego di avere difficoltà, perché per recuperare quel gap hai bisogno di gente esperta, no? Non voglio dire che giochi sporco, però insomma un po' di esperienza ci vuole, no? Anche per andare a raccogliere punti quando la gara è difficoltosa. A proposito di Penne, perché ovviamente Donato ti ascolta e ci ascolta, come reputi la mini battuta d'arresto di mercoledì, senza dimenticare però che il Cupello, anche se nel mezzo aveva avuto tanti ma tanti problemi, però nella prima parte e in questa seconda, anzi terza fase di stagione, sta riprendendo un po' la posizione che più le consona, Nico. Sì, allora innanzitutto posso dire che a proposito dei giovani e degli esperti, ora c'è bisogno di fare punti, quindi magari più esperienza ti porta a risolvere qualche partita in modo diverso rispetto ad una squadra imbottita di giovani. Appunto per il Penne penso che non sia una battuta d'arresto così grave, anche perché era passata in svantaggio, quindi anche mentalmente poteva risentirne molto appunto del vantaggio di Conti, ma ha reagito e ha trovato subito il pari. Il Penne è una squadra che anche dopo aver subito magari un gol o uno schiaffo riesce a restare dentro la partita, perché se esci fuori dalla partita, lo abbiamo visto anche in partite molto importanti di Serie A, di Champions, rischi veramente di fare figuracce. Il Penne era una squadra in passato che appunto aveva questa tendenza ad uscire dalla partita alla prima difficoltà, mentre ora con Dojodice Bis riesce sempre a recuperare. Appunto l'ho visto contro il Villa, l'ho visto contro il Casalbordino, è una squadra che riesce appunto sempre a reagire nel modo giusto. Sì, sono d'accordo con questa analisi. Evidentemente lì l'esperienza, e ce ne ha di giocatori d'esperienza, il Penne fa la differenza. Donato, torno da te. A proposito, io prima ho accennato, ho sparato un numero, diciamo così. Vi faccio rivedere la classifica e secondo te, mister, considerando che insomma questa ovviamente la classifica aggiornata, la 24esima giornata dopo i recuperi, ovviamente come detto mancano due gare per l'Alba Adriatica e una gara a testa a Villa e Delfino Curi Pescara, correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere proprio questa. Donato, secondo te la quota salvezza quest'anno
a quanto sarà. Io ho detto 42-43, però forse per alcuni mister non basta. Beh, sicuramente dipende anche dalla Serie D, perché certo, dipende anche da quello che succede lì. Quindi secondo me bisogna arrivare settultimi per stare tranquilli al 100%. Quindi sì, ci sono tanti scontri diretti che se magari si pareggiano, io parlo in generale, no? E magari la quota si abbassa un pochettino, però 43-44 secondo me ci vogliono. Un paio di settimane fa, Donato, non bastavano, secondo me. Secondo me no, adesso piano piano, perché magari negli scontri diretti no, è importante vincere, è fondamentale non perdere, perché comunque se non puoi vincere è meglio non perdere uno scontro diretto, no? Perché si rimane tutti lì. Quindi sì, magari qualche punto in meno forse sì, però comunque tieni presente, sono da conquistare ancora tanti punti. Ce ne vogliono davvero 43-44 secondo me minimo bisogna farlo. Il prossimo turno, Donato, 28esima giornata, secondo te oltre a Villa Giulianova, ovviamente non so se condividi la mia analisi, l'ultima spiaggia per il Villa, ma io direi anche l'ultima spiaggia per il Giulianova, però c'è questo derby Capistrello Avezzano che potrebbe tra virgolette dare ancora speranze non solo allo stesso Giulianova ma anche all'Aquila, che deve recuperare due gare. Però ecco, quello più delicato, al netto del tuo Penne San Buceto, quale potrebbe essere? Te ne dico una: Lanciano Casalbordino, per i motivi che ti ho elencato, per la risalita del Casalbordino e per le ultime speranze playoff del Lanciano, e poi secondo me la battaglia vera sarà Spoltore Pontevomano. Eh sì, sono scontri diretti pesantissimi. Lo Spoltore si gioca veramente tanto, perché Spoltore ha 3 partite, se non sbaglio, adesso in ordine con Pontevomano, poi va a Vasto col Bacica Lupo, sì, e poi c'è il Villa 2015. Quindi Spoltore, se si vuole tirare fuori, deve vincere questa partita col Pontevomano a tutti i costi e provare a vincere queste prossime 3 partite. Però ripeto, e Pontevomano secondo te Donato, visti i 35 punti, avrà la possibilità di ragionare su due risultati, oppure la formazione di Piccioni deve pensare a portare a casa prima possibile la salvezza? Assolutamente, ma è fondamentale per tutte le squadre vicine, sia per noi, sia per il Penne, sia per la Bacica Lupo, per chiunque, per l'Angolana, il Pontevomano, tutte le squadre, il Capistrello stesso, anche se ha 38 punti, tutte le squadre che in questo momento da 39-38 in giù devono assolutamente continuare a fare punti. Quindi è chiaro che la vittoria è il risultato migliore che puoi fare, perché con un paio di vittorie ti allontani di un bel po' da quella zona. Però, ripeto, magari sono scontri diretti, se li perdi sei rovinato. Quindi tante volte si giocano più a livello tattico le partite, si cerca di non concedere nulla all'avversario. In questo momento la classifica purtroppo vuoi non vuoi condiziona sì. tutti. Però ripeto, sicuramente sono due squadre che si affronteranno Pontevomano e Spoltore per superarsi l'una con l'altra. Poi è chiaro che Pontevomano, probabilmente avendo dei punti di vantaggio sullo Spoltore, è chiaro che ha 2 risultati che uno. Noi, faccio un esempio, noi con il Penne dovremmo cercare noi di vincere a tutti i costi, non sarà facile, il Penne è la stessa cosa. E quindi chi perde si mette in una situazione di grande difficoltà. Quindi la partita, secondo me, è equilibratissima. Poi andiamo in un campo molto caldo, perché domenica, secondo me, poi Penne, conosco bene l'ambiente, nei momenti topici la città si stringe attorno alla squadra, troveremo un ambiente molto molto caldo. Io la squadra io ho avvisato di tutti, domenica aspetta una battaglia fuori da ogni tipo di logica, contro un avversario in salute, contro Mister Iodici, che è uno dei più esperti di questo campionato, quindi è una squadra esperta perché sono giocatori importanti, e quindi bisognerà fare una partita dal punto di vista caratteriale importante, al di là poi dell'aspetto tecnico, ma l'aspetto caratteriale deve essere la prima cosa, quindi le motivazioni, la voglia di arrivare sulla palla prima, di vincere più contrasti possibili.
in queste partite conta più questo che la qualità. Antonio Di Berardino, secondo te, e credo di sì, secondo te questa trasformazione del Casalbordino ha un po' sconvolto le altre squadre, che forse, non voglio dire davano già per spacciata la formazione giallorossa, però anche noi addetti ai lavori, no? Abbiamo notato una differenza enorme con giocatori provenienti da altre categorie di altre regioni, che non voglio dire sconosciuti, però insomma mine vaganti, se così le possiamo chiamare. Questa classifica che ora davvero si è fatta particolare, soprattutto in quella zona, perché in 6, 7, 8 punti sono tutti coinvolti ormai. Sì, Lorenzo, sono d'accordo. Devo dire che Casalbordino ci aspettavamo, in pochi ci aspettavamo questa risalita, e devo dire che non mi aspettavo nemmeno questa discesa invece della Bacigalupo Vasto Marina nelle ultime giornate, che ha un po' rimesso tutto in gioco, perché adesso il Casalbordino è praticamente arrivato, si è agganciato a questo treno, e secondo me molte squadre facevano anche il ragionamento del tentare di avere una decina di punti di vantaggio sul Casalbordino, sì, cioè sulla penultima. Invece adesso non è più possibile, non sarà più possibile, credo, anche per la squadra che è stata allestita al Patron Santoro, e quindi sarà un campionato combattuto fino all'ultima giornata. È bellissimo vedere squadre a 31, 32, 33, 34, 35, quindi ogni giornata la classifica può stravolgersi, e il Casalbordino ha dimostrato in questo momento di essere è la squadra più in forma del campionato, perché nelle ultime 5 partite ne ha vinte 4, quindi il che sì, è tutto dire, e sarà molto complicata, perché se io penso a un Casalbordino che ad aprile o a maggio si va a giocare un play-out, sarà molto difficile per la squadra che l'affronterà avere la meglio su questo Casalbordino. Antonio, tu escluderesti dalla bagarre Cupello Montesilvano e Delfino Curi Pescara, visto che mancano ancora sei giornate, oppure secondo te la formazione di Bonati, ma insomma siamo a un punto da quella del Cupello e del Montesilvano, davvero è difficile, però ecco, secondo te, ecco, da Capistrello in giù è lotta, oppure includeresti anche altre formazioni? No, io sono d'accordo con voi quando parlate di squadre in lotta dal Capistrello in giù, perché tra l'altro Montesilvano lo seguo spesso, sì. Delfino Curi e Cupello ho avuto modo di vederle negli ultimi 10 giorni, e sono le solite squadre, sono tutte e tre squadre difficilissime da affrontare, e non ci credo che in queste ultime 7 partite non riusciranno a fare questi pochi punti che servono per arrivare alla salvezza. Cupello mi ha fatto veramente una buona impressione a Penne, perché non ha approcciato bene alla partita, ha segnato nel momento più difficile, cioè nel momento in cui il Penne pressava con tantissimi uomini, il Cupello in 10, perché c'era Margagliotti a bordo campo che doveva essere sostituito per infortunio, è riuscito, grazie a una bella giocata di Conti, a girarsi e a segnare, sì, l'1-0. Poi all'inizio secondo tempo ha fatto quel gran gol Viegas, però nel secondo tempo tanto Cupello, cioè Cupello che poteva tranquillamente portarsela a casa. Montesilvano è una squadra che ormai la conosciamo, sta iniziando a giocare bene in casa dopo una parte iniziale di stagione un po' così così, in trasferta va fortissimo, se non erro è la seconda per rendimento in classifica, ha vinto tante partite, e il Delfino Curi Pescara, un grande allenatore, dei ragazzi che lo seguono, e sicuramente si salverà. A proposito di Delfino Curi Pescara e della prestazione di mercoledì del Cupello, domani c'è proprio Cupello Delfino Curi Pescara, e a proposito di ragionamenti, no? E di classifiche, ecco, questa secondo te è una partita da giocare con la massima attenzione, perché nessuno delle due può permettersi di perdere, oppure è una gara da giocare a testa bassa, perché un'eventuale vittoria di una o dell'altra le tirerebbe ormai definitivamente fuori dalla lotta salvezza, perché il Cupello potrebbe toccare con una vittoria ovviamente quota 43, il Delfino Curi andrebbe a 42. Col Delfino, correggetemi perché davvero queste settimane sono state particolari, che deve recuperare una sola gara, ragazzi, vero?
Sì, Delfino una sola gara. Perfetto, quindi ecco, guarda, io... tu come la giocheresti? Cioè, se fossi l'allenatore del Cupello o quello del Delfino Curi Pescara, ovviamente il Cupello gioca in casa e farà di tutto per vincere, ma stessa cosa Bonati. Però ecco, tra Carlucci e Bonati, chi dei due, insomma, non voglio dire rischia di più, però chi avrà la possibilità di andare a toccare già da domani sera la quota salvezza o avvicinarsi, insomma, definitivamente? Beh, il Cupello è veramente una buona squadra, soprattutto in casa, quindi credo che se dovesse finire pari sarà più contento il tecnico Bonati. Ma non sono due squadre che ragionano per l'X, infatti basta vedere nella classifica dei pareggi, il Cupello ha pareggiato 4 volte e il pareggio di Penne secondo me è casuale, perché nel secondo tempo ha avuto 4-5 occasioni. Ha fatto la voce grossa, ha fatto la voce davvero... Secondo me non sono due squadre che giocheranno per il pareggio, poi se la gara al 60esimo, 70esimo dovesse restare ancora lì sullo 0-0, 1-1, magari ci inizieranno a fare un pensierino, però a mio avviso non giocheranno per il pareggio. E questo, Costantino, è il momento in cui, da domani credo, ma forse è accaduto anche domenica scorsa, un occhio al campo, un orecchio alle radioline, no? O un orecchio, anzi facciamo un occhio su Rete 8 Sport, in modo tale che poi ci facciamo anche pubblicità con le notizie che arrivano dai nostri inviati. Tu vivi il cuore di Spoltore. Innanzitutto ti chiedo com'è la situazione, perché ovviamente... Mister Di Camillo, non lo possiamo negare, deve rimettere in remi sul mare per traghettare questa squadra storica d'eccellenza ad una salvezza. Com'è la situazione e secondo te come sarà questo match col Ponte Romano? Beh, sicuramente sarà una bellissima gara. Spoltore Ponte Romano è in forma, gioca un bel calcio e sicuramente non verrà Spoltore per accontentarsi di un punticino, conoscendo tra l'altro Piccioni deciso e convinto anche nelle dichiarazioni post gara, no? Sì. Malgrado la sconfitta, ha detto state tranquilli perché qui si è creato un gruppo meraviglioso, i ragazzi insomma non hanno problemi. Sì, ok, abbiamo perso, però ho visto giocare il Ponte Romano più volte, loro dentro o fuori casa giocano sempre per vincere, non badano, di certo non si accontenteranno di venire qui a Spoltore per strappare un punticino, invece deve cercare Di Camillo di portare a casa il bottino pieno, che manca oramai da 4 giornate dalla vittoria con l'Angolano 4-3, vuoi per un pizzico di sfortuna, vuoi per episodi abbastanza negativi, vuoi per diversi infortuni. Lo Spoltore ha attraversato un periodo tra Covid, infortunati, che ha gli uomini contati. Già domenica scorsa aveva 4 assenti, domani sarà la stessa cosa, non recupera nessuno, però potrà contare su questo nuovo tesserato che è arrivato nella giornata di venerdì, questo attaccante olandese classe 2002 che va a rinforzare un po' il pacchetto avanzato, insomma, dando a Daniele Di Camillo la possibilità, insomma, di avere un'alternativa in più. Che Di Camillo, tra parentesi, No, dicevo, mentre parlavi, tornavo indietro nel tempo e pensavo, guardando la classifica, all'importanza direi decisiva a questo punto della vittoria dello Spoltore all'andata, all'ottava giornata, contro la capolista Cupello, che non si era fermata, anzi aveva ottenuto 7 vittorie nelle prime 7 giornate. Quanto è pesante poi nell'arco del tempo quella vittoria, e forse può essere importante anche quel pareggio sofferto con tante recriminazioni da parte del Giulianova contro la formazione di Cerasi. Poi però nel mezzo Spoltore, che forse si è perso in un bicchiere d'acqua, non ha saputo compensare l'assenza e la cessione di Sparvoli, secondo te anche questo ha potuto contribuire a una parte di stagione negativa? Guarda, però, questi due risultati secondo me sono clamorosi, nel senso, se si va a togliere qualche punticino, ecco, diciamo, dallo scontro. Sì, lo Spoltore è passato da prestazioni come quella con il Cupello, la vittoria con l'Aquila 3-0, la vittoria con l'Alba Adriatica 3-0, ha fatto risultati importanti, però poi nel mezzo si ha perso tantissimi punti, come quando regalò insomma,
praticamente non giocò la partita contro il Villa, regalando alla formazione di Simone Vitale la prima vittoria stagionale, senza nulla togliere al Villa, per l'amor del cielo. Oppure in altre occasioni ha dilapidato punti anche negli ultimi minuti, se consideriamo quando vinceva 2-0 con il Delfino Curi fino all'89esimo e poi in 120 secondi la formazione di Bonati era agguantato il pareggio, o così come è successo con il Montesilvano a Spoltore, quando vinceva 1-0 negli ultimi 10 minuti ha buttato letteralmente la vittoria. A ciò poi bisogna aggiungere che la partenza di Sparvoli ha tolto tantissimo alla formazione, prima di Del Gallo e poi di Camillo, insomma, un elemento che aveva fatto 14 gol e 7 assist, non è stato rimpiazzato, anche perché è difficile trovare un giocatore. È complicato rimpiazzare Sparvoli. Nel frattempo aveva perso anche Petito, scelte tecniche societarie, che è Petito, insomma, un giocatore di grande esperienza e che poteva far tanto comodo, così come sta facendo comodo al Montesilvano, insomma, un centravanti che non ha bisogno di tante presentazioni e che magari in questa situazione, come si trova ora lo Spoltore, decimato, un giocatore di esperienza così avrebbe fatto sicuramente comodo. Donato, torno da te perché ovviamente conosci a menadito la realtà di Spoltore, non ti chiedo ricette perché ovviamente sarebbe davvero scortese. Però, vista l'analisi che abbiamo fatto, no, con lo Spoltore che ha battuto l'Aquila e quel Cupello, il pari col Giulianova, poi gli scivoloni, e allora ti chiedo, vista l'esperienza, ma per salvarsi è fondamentale, diciamo così, battere le piccole, visto appunto l'analisi fatta sullo Spoltore, e per vincere invece devi battere soprattutto le grandi? Possiamo riassumere così? Sì, diciamo che lo Spoltore è una squadra comunque molto giovane, forse una delle più giovani del campionato. Spoltore, se non sbaglio, ha fatto 3-3 anche ad Avezzano, quindi sì, è una squadra che ha fatto risultati. Questo andamento stupisce, perché se andiamo a vedere i risultati con le grandi e poi leggiamo la classifica, difficilmente è spiegabile. Ecco. Guarda, innanzitutto la cessione di Sparvoli per loro è stata devastante. Però non potevano trattenerlo a forza, quindi se Luca voleva andare via, conosco anche l'ambiente, non è un ambiente tranquillo, non è un ambiente che crea grossi problemi, però è una squadra molto giovane, quindi una squadra in grado di fare risultati che non ti aspetti, una squadra che magari riesce a battere le grandi e magari fa fatica negli scontri magari diretti. È un problema mentale, mister, quando le gare si preparano da sole è tutto più facile? Sì, sicuramente quando affronti squadre forti è chiaro che le motivazioni sono maggiori, ma questo è un errore. Le motivazioni devono starci sempre in tutte le partite e contro chi, qualsiasi avversario tuo affronti. È chiaro che a volte, avendo una squadra talmente giovane, le disattenzioni, la cattiveria mentale a volte ti può venire meno, però diciamo che qua in questo momento, Lorenzo, siamo tutti nella stessa barca. Io non vedo squadre più favorite o meno favorite, ogni partita è veramente una finale a tutti gli effetti, i punti veramente pesano talmente tanto, quindi in questo momento secondo me anch'io ora penso che dal Capistrello in giù, perché hanno chi ha 39-40 punti è, per il momento è tranquillo, poi è normale che in questo campionato non ti puoi addormentare, perché perdi 2-3 partite consecutivamente, ti ritrovi nella bolgia in un attimo, poi l'aspetto mentale incide tanto. Quindi in questo momento chi ha 39-40 secondo me può stare ancora tranquillo, però bisogna continuare a far punti. Chi sta sotto, Donato, scusami, sei d'accordo anche tu sull'analisi che ho lanciato io e che poi credo abbia confermato Costantino, se non erro, o Antonio, perdonatemi la dimenticanza, che l'andamento del Casalbordino ha scombussolato un po', perché in tanti forse speravano nella distanza, e parlo della quintultima ovviamente. Sicuramente sì, però il momento in cui la società prende un direttore sportivo affermato, investe così tanti soldi sul mercato, poi la cosa che non mi è piaciuta quest'anno, e il mercato è stato sempre aperto,
Troppe finestre, no? Questo per me è una cosa, è una follia, perché non si ha la possibilità anche perché, di studiare le squadre, formazioni ingiudicabili. Sì, anche perché poi che succede? Apri sempre le finestre di mercato, non riesci mai a gestire un gruppo, perché magari il giocatore il giorno dopo ha un'offerta da poi, aspetta, i trasferimenti sono illimitati nei dilettanti. Sì. Eppure questa è una cosa che secondo me è follia. Un giocatore può cambiare 7, 8, 10 squadre nello stesso campionato. Cioè, a me mi sembra una cosa. Cosa che per voi non è possibile. No. E non fai giocare un giocatore 2-3 partite, viene, no, mister, me ne vado perché non gioco. Cioè, allora bisogna tenere 11 giocatori titolari e poi magari tutti i ragazzi, hai capito? Gestire anche questo non è semplice. Quindi è stata un'annata veramente particolare questa, sotto tanti punti di vista. E quindi si sono d'accordo che Salbordino è una squadra in questo momento, se fosse partita così dall'inizio era in lotta, non dico, non so, per il campionato, ma era terza, quarta probabilmente, non so bene. Io, però... mister, non ho chiesto all'epoca, non ho chiesto il permesso agli abboni, ma ero fuori dagli spogliatoi dopo la clamorosa vittoria contro il Giulianova e lui con molta convinzione mi ha detto, mi scuso con lui se riporto le sue parole, ma insomma, credo ne sia ancora convinto, soprattutto adesso, lui mi disse, Lorenzo, tranquillo, perché noi ci salviamo. Ma lo disse proprio con, evidentemente, vabbè, a parte l'esperienza sua, no? Certo. Ma ha toccato il polso della situazione, ha individuato questo obiettivo come certo e sicuro. Certo, la partita di domani è complicata, però davvero tanta convinzione da parte di... Ma certo, Armando, come nasce questa convinzione, Donato? Nasce stando sempre con il gruppo, vedendo la qualità dei giocatori che è completamente cambiata, vedendo un attimino gli sforzi della società, vedendo che i risultati sono arrivati, hanno trovato diciamo il giusto mix, perché è una squadra in questo momento forte, perché è una squadra che non c'entra niente con la squadra che ha fatto il giro d'andata, e quindi la convinzione nasce da quello. Poi in questo campionato, dove veramente se fai 3 vittorie rientri in zona playoff, se fai 3 sconfitte vai in zona playoff, anche 2, quindi ripeto, loro sono convinti di aver fatto un grande organico, ma lo hanno fatto, quindi secondo me il Casalbordino ha tutte le carte in regola per salvarsi. Ragazzi, prima di ripartire con un'altra discussione, io devo salutare Paolo Giordani. Paolo, mi hai mandato il messaggio, l'ho letto, mi dispiace tanto per quello che è accaduto, però ti ringrazio per essere qui con noi. Con estrema correttezza mi hai detto che avresti fatto davvero il possibile per esserci. Ti mando un abbraccio e davvero grazie di cuore per essere qui con noi. Sì, scusami, ma purtroppo proprio un problema, lo hai letto, sì. Serissimo, quindi... Purtroppo un lutto in famiglia, lo possiamo dire, Paolo, però ecco, insomma, grazie davvero di esserci con noi, Donato Ronci, allenatore Sambuceto, e i nostri inviati Costantino Spina, Antonio Di Berardino e Nico Centurame. Allora, ti faccio distrarre un po', no, da quello che è accaduto oggi. Paolo, davvero complimenti per quello che state facendo, senza dei veri e propri bomber di davanti, però insomma la gara di mercoledì è stata una gara decisiva, lo possiamo dire, anche se poi nella discussione abbiamo detto da Capistrello in giù ancora tutte coinvolte. Tu che pensi? Sì, in un altro campionato probabilmente sarebbero bastati i punti che abbiamo, comunque mancava poco, invece la situazione è complicata e manca... Gianluca Domenica ha detto ci servono altri 6 punti, forse ha esagerato, però 3 insomma forse sono quelli giusti, o 4, ecco. 4 potrebbero bastare, 6 sicuri. Vedremo come affrontare le prossime partite. L'unica cosa certa è che il livello quest'anno si è rialzato notevolmente, quindi da noi in giù penso che è bagarre totale. Con il mercato aperto in 3-4 sessioni tutto sia possibile. Sentivo le ultime parole del mister
Ronci sul Casalbordino, ma non scordiamo tutti organici, altre squadre che sono partite. L'Angolana, no, l'abbiamo bypassata, ma il roster dell'Angolana, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. Farindolini, Miani, Fuschi in difesa, che malgrado l'inizio di stagione in cui aveva annunciato il ritiro, sta lì sempre a dare una mano. Ma ne dimentico altri, Ciarcelluti proveniente dal Pineto, insomma Milizia, tanta esperienza per lui. Rimetto nel mosaico tutti, perché ora secondo me la discussione davvero si allarga e merita tanto. Donato, quando senti Giordani che facendo ai 6 punti per salvarsi, questa cosa un po' ti fa paura, no? Perché loro arriverebbero quindi a 45. Questi punti 44. Non bastano, 44, ecco. Questi punti che non bastano mai, avevamo detto Paolo noi 43, però a questo punto se Gianluca, ma lo confermi anche tu, cita 2 vittorie ancora, comincia a essere complicato. Capistrello che domani affronta l'Avezzano, un altro bel derby. Capistrello che l'anno scorso nel mini torneo ha tirato un brutto scherzo all'Aquila facendo rallentare la corsa che poi si è conclusa con la vittoria del Chieti. Vado da Costantino e poi da Nico. Costantino, insomma, qui i numeri, ora diamo i numeri, no, effettivamente. Beh, insomma, Capistrello che ha dato una grossa mano al Casalbordino, appunto rallentando la corsa della Bagigalupo. Però parlando proprio di attaccanti che forse mancano alla formazione Granata, e poi faccio fare anche una considerazione a Giordani, tante occasioni, ma Capistrello che spesso e volentieri vince di corto muso, visto che è un termine, una definizione. Un termine tanto in voga ultimamente. Ma il Capistrello sono anni che ci ha abituati a questi campionati, insomma, i rovetani. Ogni anno stupiscono, fanno bei campionati, si salvano sempre con largo anticipo, insomma. Sì, non hanno attaccanti, però hanno un collettivo niente male, insomma. Comunque anche nella gara di questa settimana, insomma, hanno dimostrato che comunque non sono lì per caso. Io ho contato 18 occasioni, ma qualcuno ha detto 21, però pulite sono state davvero 18 ed è impressionante, no? Ma non sì, è tante colpa, occasioni non da è re... colpa degli attaccanti, ovviamente. C'è anche c'è il portiere avversario, ma sicuramente, però, un attaccante lì davanti, un attaccante di peso, sicuramente mancherà. E meno male che manca, perché comunque hanno 38 punti, avevano anche un attaccante, erano in piena zona playoff, insomma. Sì, erano in lotta per un posto playoff, insomma. Sì, Capistrello, guarda, io penso che secondo di quelle formazioni, io fino all'Alba Adriatica, penso che queste formazioni siano fuori pericolo, tra virgolette, insomma. L'Alba Adriatica deve anche recuperare. Riduci l'elenco, diciamo sì, così. Sì, io dico l'elenco. Secondo me la salvezza dal Ponte Vamani in giù, esatto, la parte destra della classifica. Le altre squadre, vuoi per i punti, vuoi per il gioco, vuoi per il periodo di forma buono che stanno attraversando, le vedo quasi tutti fuori pericolo. E invece dalla Ponte Vamani in giù si giocano tutte quante questa salvezza, insomma. Giordani ha tenuto le mani sul tavolo, però credo che la mente sia andata verso un pezzo di ferro, no? Per una questione scaramanti. Le mani, ve lo assicuro, ma lo vedete anche voi, sono sul tavolo. Paolo, credo che sia davvero questa la reale situazione. Poi ovviamente voi non potete abbassare la guardia, ma come vi siete destreggiati con la mancanza, l'assenza di un vero e proprio bomber? Voi che storicamente i bomber li avete avuti, avete iniziato anche con un bomber d'eccezione che ha il nome di Aquino, quindi voglio dire, è tutto dire questo. Sì, guarda, c'è il mister Ronci lì che saprà probabilmente spiegare pure di più. Con tanta gente di movimento si crea molto. Naturalmente un bomber ci ha mancato, un finalizzatore dopo la partenza di Aquino ci ha mancato, però
Abbiamo sopperito perché chi ha giocato comunque Franchi, non lo stiamo scoprendo oggi, insomma sono 10-12 anni che fa l'eccellenza a un buon livello e comunque la sua parte l'ha fatta. La sorpresa è stata sicuramente Daniele Di Girolamo, un giocatore che abbiamo pescato l'anno scorso. Dalla anche promozione. Mercoledì ha fatto faville, no? Sì, è un giocatore... Ha spaccato la partita, possiamo dire. Per gli allenatori sì, è difficile individuare e parlare solo di un nome, però credo che abbia... Ma con lo stesso, la stessa partita con il mister Ronci, col San Buceto, è stata la stessa. Pure lì ha cambiato partita lui, la spacca perché ha un passo veramente importante per la categoria. La forza sicuramente nostra sta dietro perché abbiamo pure lì pescato due giocatori veramente forti, lo posso dire, ma non lo dico perché stanno a capistrello, ma lo dico perché sicuramente perché tanto non ci saranno più perché già tutte le squadre di Serie D sono in cerca, eppure quelle di eccellenza più importanti. Ma li puoi fare blasonate. Brusca e Briola, Giacomo Fantauzzi sono giocatori importanti per questa categoria. Penso il mister Ronci può confermarlo. Sì, sì. Può confermarlo il mister. Cioè, sono giocatori veramente importanti. E non dimenticando i due o tre ragazzi giovani, Fantozzi 2002, Cipriani 2002 e Rozzi 2003, che si alternano con i tre, quindi pure loro ormai navigati, nonostante sono 2003-2002, sono già tre anni che giocano quasi costantemente. In mezzo al campo poi uguale, siamo riusciti a pescare giocatori giovani ma importanti, Mastrone 2001 nell'esempio. Il capitano che fa sempre da chioccia a questi ragazzi, perché anche lì ci vuole una figura fondamentale, no? Sì, vabbè, De Meis lo stesso concetto dei due dietro, è una persona che ormai, come Franchi, sono 10-12 anni che sta a capistrello, che fa la sua parte, quindi un giocatore top di categoria. Penso che ancora per un paio d'anni possa ancora dire la sua. E poi non dimentichiamo, il portiere è una persona che comunque importante, De Rocis, ma sicuramente poi dimenticherò qualcuno. Ma è una rosa, l'ho detto, è una rosa costruita con criterio, con tanti giovani importanti, con i 3-4 navigati che sono lì a dare una mano, e sicuramente con una punta ci saremmo divertiti, nel senso avremmo potuto divertirci, però... Ecco, quello volevo aggiungere, Paolo, secondo te per quello che sta accadendo davvero con un centravanti di peso sotto tutti i punti di vista si poteva sognare altro, no? Perché la partita di mercoledì è stata emblematica, tante occasioni, però poi alla fine... Ma insomma, noi abbiamo fatto le ultime tre trasferte, ma senza, ripeto, senza nulla togliere a nessuno, anzi, Delfino, Torrese e Alba Adriatica abbiamo perso 1-0, 1-0 e 2-1, con la Torrese sbagliando un rigore e creando tanto, con la Delfino idem, e non subendo nulla, e lo stesso con l'Alba Adriatica, quindi poi è lì, soprattutto fuori casa, che si vede la mancanza di un vero centravanti, o comunque di una persona esperta che possa farti la differenza, perché in casa poi se tu vai a vedere l'andamento mi sembra che siamo secondi in classifica per le partite sì. In casa, se non mi sbaglio, quindi poi è quello che... Lì è difficile che passare, ed evidenziavo proprio questo scontro di domani con l'Avezzano. Volevo partire ora con l'ultimo giro, tra 10 minuti vi lascio liberi, promesso, e vado da Antonio Di Berardino, poi Nico Centurame e Costantino Spina, e ovviamente anche un'impressione da parte del mister. Questo è il prossimo turno, Torrese e Bagigalupo, tenete a mente questa partita, Lanciano Casalbordino l'abbiamo
l'abbiamo già detto, e poi Cupello Delfino Curi Pescara. Allora evidenziamo queste tre partite, c'è anche Montesilvano Alba Adriatica, però, e ci metto anche Montesilvano Alba Adriatica, vi faccio vedere la classifica e vi chiedo, partendo da Antonio, se si giocheranno secondo lui o meno i play-off. Antonio, vado da te, ovviamente play-off comprendendo la quinta classificata. Che mi dici? Attiva il microfono. È una bella domanda, questa è una domanda da $1 milione. No, secondo me la seconda contro la quinta non si giocherà. Cioè quella partita lì non si giocherà, perché il Giulianova comunque farà i suoi punti da qui alla fine della stagione, mentre sotto, quindi ti parlo di Lanciano, Cupello, Montesilvano, alla fine qualche punto lo lasciano per strada, e secondo me questo gap che adesso è di 13 adesso punti, è meno 13, sì, adesso è meno 13. Difficilmente arriverà sotto i 10 punti, quindi secondo me il Giulianova accederà direttamente alla finale playoff, mentre terzo e quarto posto credo che resterà così, ovvero l'Aquila contro la Torrese. Anche sì, se l'Aquila anche se l'Aquila ha da recuperare due gare, quindi diciamo può dare uno sguardo anche all'Avezzano. Sì, assolutamente sì, anche perché l'Aquila sta vivendo comunque, ecco, un buon momento. Come ne esce, Antonio? Allora, in questo ragionamento, e poi lo chiedo a tutti, come ne esce dopo la sconfitta di mercoledì? Perché secondo me quella della Coppa era la via più breve, più agevole. E poi chiedo a Ronci anche un'altra curiosità sotto questo punto di vista. Antonio, ecco, come ne esce secondo te? Allora, credo che i mister possano rispondere meglio di me, però è una bella batosta psicologica quando esci poi soprattutto ai rigori, dopo che sei riuscito a rimontare l'1-0 dell'andata, crei comunque le tue occasioni, poi vai a oltranza e non riesci a passare il turno contro comunque una formazione che si poteva battere, secondo me. E quindi sarà complicato ripartire dal punto di vista mentale, soprattutto perché fai contro una squadra che, come hai detto tu prima, Lorenzo, ha dei giocatori insidiosi. Cioè l'Aquila che ospita la Renato Curi Angolana non sarà una partita semplice. Lasciare spazi a Ciarcelluti può creare problemi. Tra l'altro, Antonio, scusami se ti interrompo, con due squadre che si conoscono benissimo, perché oltre ad essersi ovviamente incrociati in campionato, si sono incrociate anche in Coppa Italia con l'impresa dell'allora mister De Feudis, perdonatemi, ma insomma si sono avvicendati in tanti con l'impresa di De Feudis, l'Aquila che recuperò lo 0-3 l'1-3 del Leonardo Petruzzi in Coppa, quindi squadre che si conoscono benissimo. Sì, che poi io ero a Città Sant'Angelo alla semifinale di andata, e se l'Angolana avesse vinto 4-0 non avrebbe rubato nulla, secondo me. I primi minuti clamorosi, esatto, no? I primi minuti davvero clamorosi. Proprio un atteggiamento sbagliato. Ma quest'anno l'Aquila è un po' così, sali sulle montagne russe con l'Aquila, secondo me, quest'anno, perché ci ha abituato a delle grandi vittorie. Ripenso anche allo 0-3 a Montesilvano, sì. È una grande prova di forza, però poi ci ha abituato anche a dei passi falsi abbastanza importanti, quindi sono anche curioso del risultato di domenica. Assolutamente, quindi per Antonio Di Berardino i playoff per la quinta ovviamente sono cosa proibitiva. A Nico Centurame, a te invece chiedo la stessa domanda, ma mettendoci nel mezzo queste due gare che l'Alba Adriatica deve ancora recuperare, l'hai seguita tantissime volte, secondo te De Amicis si accontenterà di toccare 40-41 per brindare alla salvezza, oppure il campionato ha ancora da qualche possibilità per la formazione rossoverde? Allora, secondo me mister De Amicis non si accontenterà assolutamente della salvezza, ma punterà ad arrivare ai playoff. La gara dell'Aquila, l'Aquila Alba Adriatica da recuperare, lì secondo me si delineerà quella che può essere la possibilità playoff dell'Alba Adriatica, perché ha due partite da recuperare. 23 marzo, se non erro, il recupero per 30 mi sembra
Il 30? Perché il 23, il 23 c'è un altro recupero, recupera contro il Villa recupera, quindi queste due gare saranno fondamentali per vedere a che punto l'Alba Adriatica possa arrivare, perché mettendo due vittorie, cosa molto difficile, soprattutto all'Aquila, sorpasserebbe il Lanciano, quindi sarebbe ancora in gioco per un posto playoff. Poi bisogna vedere anche se il Giulianova e l'Aquila cederanno il passo nelle altre partite. Sì, sono d'accordo, davvero, davvero complicato. Donato, tu cosa pensi? La quinta è esclusa, e poi si è parlato tanto di questa Coppa Italia. Io continuo a pensare che il nostro girone a livello regionale sia più forte del girone molisano. Però poi succede che nell'arco di 180 minuti ci può scappare la sorpresa. Sei di questo avviso? E poi ecco, se mi confermi, se secondo te c'è la possibilità ancora di coinvolgere la quinta in questi playoff, oppure se le altre ormai sono avanti di troppi punti e quindi si andrebbero, ecco, a non disputare i playoff con la quinta. Guarda, anch'io sono convinto che per la quinta non difficilmente riuscirà a raggiungere i playoff. Sono convinto che la seconda, ecco, il secondo posto è ancora in gioco. La seconda piazza andrà in finale. Donato, c'è anche la Torrese per la seconda piazza, secondo te? Perché domani, insomma, la Torrese ha questo scontro con la Bagigalupo, sulla carta formazione di Cristofari ovviamente favorita. Ecco, c'è la speranza anche per la Torrese di toccare il secondo posto, considerando mi fai rivedere la classifica un attimo? Rivediamo, sì, la classifica, che la Torrese è assolutamente sì, ecco. Come no, sì. Diciamo, da Giulianova, l'Aquila e Torrese si giocheranno il secondo posto. Io dico, c'è per l'Aquila il momento che deve recuperare due gare, Giulianova che è saldamente seconda, ma con un trend non troppo positivo, è Torrese che... Tieni presente che non sto dicendo che l'Avezzano ha già vinto il campionato, sto dicendo che il secondo posto se lo possono giocare quelle tre squadre. È chiaro che se riusciranno una delle tre a superare l'Avezzano, magari il secondo posto sarà dell'Avezzano. Però sono convinto che la quinta difficilmente fa i playoff, e ci sarà solamente l'accesso alla finale per la seconda e lo spareggio tra la terza e la quarta, di questo sono quasi certo. E per quanto riguarda la Coppa Italia, è chiaro che quando affronti al primo turno una squadra molisana, sulla carta, diciamo, il campionato abruzzese è un campionato di livello più alto di quello molisano, e quindi è chiaro che l'Aquila aveva, secondo me, tutte le carte in regola per andare avanti, per andare ai quarti, quindi secondo me deve rimproverarsi molto della partita dell'andata, sì, perché secondo me l'organico dell'Aquila era molto più superiore all'organico di Isernia. È sicuramente una squadra forte, però l'Aquila è, secondo me, di altra pasta. Se non sbaglio, hanno perso anche l'Oviso per parecchio tempo. Purtroppo si parla di un grave problema al ginocchio per Massimo L'Oviso, ovviamente in bocca al lupo a lui per una pronta guarigione. Abruzzo che non vince la Coppa Italia d'eccellenza da decenni, se non erro. L'Avezzano, non ricordo l'anno, ma credo l'ultima sia stata proprio l'Avezzano, però insomma parliamo davvero di tanti anni fa. Donato, a proposito di Avezzano, è l'ultimo ostacolo quello di Capistrello? No, assolutamente. In questo campionato non puoi mai dare le cose per scontato, e Torti questo lo sa, perché sta facendo un lavoro straordinario. Il Giulianova ha avuto, secondo me, tante opportunità per andare in testa alla classifica, però il calo fondamentalmente tra le squadre davanti lo hanno avuto tutte, e l'ho avuto anche il Giulianova. Probabilmente lì gli è mancata un po' di esperienza al Giulianova, perché nelle partite Spoltore, Angolana, Casalbordino, poteva tranquillamente
anche perché ha fatto col Casalbordino, soprattutto vinceva 2-0, ha avuto la palla del 3-0. Quindi diciamo che secondo me il campionato, il Giulianova in questo momento se l'è giocato da solo, perché aveva delle opportunità importanti. Però non ci scordiamo che il Giulianova era partita per salvarsi, una squadra molto molto giovane, il mister Cerasi ha fatto, e la società hanno fatto un lavoro straordinario mettendo in vetrina tanti, tanti giovani veramente forti, e hanno fatto un campionato incredibile. Quindi c'è il cappello davanti a Giulianova, che io la reputo la realtà più bella di questo campionato. Paolo, insomma, sulle spalle avete il compito di riaprire la stagione di tante squadre. Credo sia una vetrina importante per voi, e chissà, magari toccare la salvezza proprio già domenica, anche se, se Gianluca parla di 6 punti, domani ce ne sono in palio solo 3. Ma domani saranno più di 3 punti in campo, nel senso che, nel senso che per noi siamo 3 punti per la classifica e un punto per noi e mezzo storicamente storicamente cioè un derby, più di un derby, nel senso siamo a 8-9 chilometri di distanza, quindi poi ricordiamo girone... giornata granata domani, no? Giornata granata proprio per forza, per, sì. Vabbè, lo, no, non lo possiamo negare, le giornate vengono scelte anche in base alla teorica affluenza, e credo che domenica appunto ci sarà tanta gente. Vai Paolo. Ma assolutamente sì, sicuramente lo sarà pieno. E per noi è una partita speciale, ho detto, per i ragazzi, soprattutto per i capistrellani veri, che poi in rosa ce ne sono tanti. Avezzano lo vedono come un punto di arrivo, tra virgolette, perché è quella squadra che poi, che come può essere il Chieti per qualche ragazzo lì di Spoltore o di lì attorno. Cioè, quindi ha un sapore particolare. Naturalmente stiamo parlando di una squadra attrezzatissima, fortissima, lo ha dimostrato per tutto il campionato. Probabilmente, come ha detto il mister, tutti hanno avuto un po' di debacle quelle davanti, però la Vezzana è stata quella un po' più costante, a parte quelle 2 partite 3-4 settimane fa. Per il resto è stata costruita per vincere, e il mister li ha portati ad ora a giocarsi il campionato a 6-7 partite dalla fine, quindi stanno facendo quello che era preventivato. È tutto aperto, però forse, come diceva Ronci e come ha confermato Giordani, il Giulianova nel momento in cui ha avuto l'obiettivo a portata di mano ha palesato le lacune relative all'esperienza, forse, no? Perché poi sale la pressione non solo nella testa, ma anche la piazza. E la piazza di Giulianova è una piazza che pretende e fa bene, perché se in una gara di eccellenza ci sono in media 8, 9, 1000 persone, 1000 spettatori, vuol dire che la piazza merita assolutamente questo. E Donato quella piazza la conosce bene. Costantino, a te non ho chiesto quale sarà, se ci sarà la griglia playoff, e a questo punto ti chiedo anche se è un po' in bilico tutto, visto che l'Aquila deve recuperare appunto 2 gare e l'Avezzano dopo il pari in casa contro l'Aquila continuerà la sua marcia invece. Allora, innanzitutto fammi fare una premessa che non c'entra nulla con la domanda che mi hai fatto. Ben vengano le giornate dedicate, perché dopo sì. 2 anni di stop dovuto al Covid è bellissimo rivedere gli impianti pieni, vedere gli spettatori che tornano allo stadio, vedere partite come quelle del Giulianova dove ci sono 2200 paganti. Cioè, questo è uno spettacolo per tutti, ed è la cosa principale, il ritorno alla normalità dopo 2 anni difficilissimi. Me la fai fare una piccola polemica, Costantino? Ecco, sì. Però la scusa per riaprire tutto, parlando di calcio, non deve esserci solo ed esclusivamente quando gioca la nazionale. Ecco, questo lo volevo dire, perché poi spesso e volentieri si cambiano le regole solamente perché anche i dilettanti meritano un occhio di riguardo. Con gli spettatori le società vanno avanti con i biglietti staccati, ovviamente, ma poi, a differenza dei professionisti,
c'è anche un'opera sociale da parte di queste società, non c'è solamente business. Perdonatemi se ho divagato un attimino, ma era una cosa che volevo dire. Vai Costantino. Concordo con te, anche perché nel calcio dilettantistico di dilettante c'è solo il nome, perché il calcio minore è il calcio che sforna i calciatori che poi arrivano in Serie C, in Serie B e in Serie A, e conta tanto quanto il calcio professionistico. Detto questo, Lorenzo, io mi allineo a la classifica, eccola qui. Sì, mi allineo a quanto hanno detto sia Antonio che Mister Ronci. Penso che la quinta sia tagliata fuori dal discorso playoff. L'Avezzano, diciamo che ha il campionato quasi in tasca, però lasciamo ancora qualche piccola percentuale ad altre formazioni. Il Giulianova mi ha un po' deluso in queste ultime giornate, che ha avuto una flessione partendo proprio dalla gara di Spoltore, una flessione inaspettata per il trend che era riuscita a inanellare nelle ultime giornate. Però, come detto, una formazione giovane, ci può stare questa flessione. Merito comunque alla società per il grande lavoro svolto quest'anno, perché Giulianova merita di tornare nel calcio che conta. Se non è quest'anno, sicuramente sarà negli anni successivi. L'Aquila non deve più sbagliare, basta passi falsi. Quest'anno ne ha fatti fin troppi, gli ultimi passi falsi li ha fatti in Coppa Italia, perché io, permettimi Lorenzo, uscire contro di Isernia sinceramente non me l'aspettavo, è una delusione profonda, perché l'Aquila secondo me è meglio, è molto più attrezzata rispetto alla squadra molisana, e l'errore c'è stata nella gara di andata, ma anche la gara di ritorno. L'Aquila il primo tempo, diciamo, non ha spinto come doveva nel cercare di ribaltare subito il risultato. Poi chiaramente quando arriva la lotteria dei rigori, lì tutto può succedere. Purtroppo Ponzi ha sbagliato, sì, ma secondo me Lorè nell'arco dei 180 minuti questa volta ha toppato nell'affrontare l'Isernia. La Torrese l'ho vista domenica scorsa, la solita squadra zitta Sorniona, però ogni anno è sempre tra le prime cinque del campionato, e fino alla fine giocherà le sue carte per cercare di rientrare e anche di fare lo sgambetto a qualche formazione che è lì davanti. Grazie. Lanciano secondo me fuori dai giochi per quanto riguarda sì. Allora, domanda a bruciapelo e poi davvero vado a chiudere, che esula un po' da quello che è il nostro campionato, che è quello di eccellenza. E allora brucio il più giovane, così la domanda improvvisa la faccio prima a, oddio, non so se tra Nico e Antonio è più giovane Nico, ma credo di sì. Mi fate un segno senza sì, io penso Costantino. Penso di sì. allora vado da Nico. Nico, andiamo ai mondiali? Sì, assolutamente sì. Ok, perfetto. Allora vado da Antonio adesso. Antonio, tu che mi dici? Io ti dico che è inaspettata, però ve la devo fare ovviamente, perché tra qualche giorno. Certo, sì. Vinciamo la prima partita, però poi perdiamo con il Portogallo. Porca miseria. Insomma, Costantino, ho visto che hai messo le mani nei capelli. Oddio, le mani in testa, non nei capelli. Marco, guarda, basta vedere quello che è successo nelle coppe europee in quest'ultimo turno. Purtroppo il calcio italiano è in crisi da anni oramai, anzi noi dobbiamo ringraziare Mancini che ci ha fatto vincere un mondiale con i giocatori che insomma l'europeo, pardon, scusami, un lapsus. Dobbiamo ringraziare Mancini di averci fatto vincere un europeo, nonostante comunque l'Italia non abbia tutti questi grandi campioni rispetto alle altre formazioni europee, proprio perché il calcio italiano oramai è in crisi profonda da anni, e la dimostrazione è quello che succede puntualmente ogni stagione nelle coppe europee. Donato, comunque speriamo di arrivare al mondiale. Assolutamente. Tu che dici, Donato, ce la facciamo? Io penso di sì. Comunque l'Italia da quando, diciamo, c'è mister Mancini ha fatto crescere tantissimi giovani, abbiamo vinto un europeo con una squadra giovanissima, siamo stati sempre
tra le squadre più propositive dell'Europeo, quindi questo è un gruppo importante, giovane, che può fare tanto. È normale che la vera delusione, il tracollo, è avvenuto quando siamo usciti con Ventura, lì è stato un dramma. Invece Mancini l'ha ricostruita, giocatori forti, giovani, tipo Bastoni, Barella, per dire, ma ce ne sono tanti. Hanno buttato le basi, secondo me, invece, per un futuro importante in nazionale. Paolo, la domanda ora è per te, ce la facciamo, sì? O sei dello stesso avviso di Antonio Di Berardino, che ha detto il primo turno, lo speriamo, poi col Portogallo di Ronaldo è tosta? Sono ottimista anch'io, penso che sì, sarà dura col Portogallo, perché è storicamente una squadra ostica, però penso che, come ha detto il mister, le basi per una squadra importante sono state buttate. E poi una squadra sempre propositiva, sempre che comunque ha fatto vivere buoni momenti, indipendentemente dall'Europeo, non scordiamo pure le qualificazioni, il ranking UEFA, FIFA, riportato al livello dell'Italia, quindi sì, assolutamente fiducioso. Io poi, tra l'altro, ieri sera ho visto una partita che è quella della mia squadra. Se il livello del calcio italiano è questo, ragazzi, è stata una cosa. Dovevo prendere delle pasticche contro il mal di testa, perché ho visto delle cose. Costantino sorride, ma. E poi torna il Bodo Glimt. Esatto, cioè, capisci? Leggere che sono preoccupati perché si torna a giocare col Bodo Glimt, fino a qualche stagione fa avrebbero stappato bottiglie di spumante, invece, ecco, forse questa è la cartolina che ci fa capire che il livello non è altissimo, per non parlare poi di quello che è successo nelle giornate precedenti tra Coppa dei Campioni e tutto il resto. Si tappa le orecchie Paolo Giordani. Donato, lo chiedo solo a te, lo vince l'Avezzano? Se lo merita l'Avezzano? Credo che l'Avezzano abbia le carte in regola più di tutte, sia per i punti di vantaggio, sia per l'esperienza di Tonino Torti e per l'attacco. Dos Santos, Spentenza, Bisegna, che nei momenti importanti esce fuori sé. C'è sempre. Io credo che l'Avezzano... Come? Domenica manca, per fortuna. Domani. non lo sapevo. Però dico, al di là della partita di Capistrello, io credo che sia la squadra più accreditata in questo momento, perché ha dei punti di vantaggio, perché è una squadra esperta, perché l'allenatore è esperto, perché i giocatori vedono il traguardo lì a un passo. È normale, come ho detto prima, che tutte le partite nascondono talmente tante insidie, talmente tanti pericoli ogni partita, che però le problematiche, però un euro lo butteresti sull'Avezzano, insomma. Sì, ma anche perché le problematiche dell'Avezzano possono avere tranquillamente anche le altre squadre, quindi certo. Credo che l'Avezzano abbia qualche chance in più rispetto alle altre. Perfetto, grazie a Donato Ronci per questa sua visione finale per quel che riguarda il campionato di eccellenza. Abbiamo divagato un po', abbiamo parlato anche di nazionale, di coppa, insomma. Reso un po' più leggero questo nostro momento. In bocca al lupo a Donato Ronci per domani, in bocca al lupo a Paolo Giordani, ma come facciamo sempre, in bocca al lupo di riflesso va a tutte le formazioni di eccellenza, a quelle che stanno meglio e a quelle che passano dei momenti difficili. Grazie ancora ad Antonio Di Berardino, grazie Antonio. Grazie a te Lorenzo, buonasera. Come sarai domani, Antonio? Montesilvano Alba Adriatica, una bella partita. Una bella, da bella over, partita. Da over. A tu Costantino? Scultore Pontevomano. Eccolo qui, si è beccato una bella partita, forse più interessante. Vicino casa puoi tranquillamente pranzare tra le mura. E anche andare a piedi. Nico, se non erro, invece seguirà il match di eccellenza femminile, me lo confermi Nico? Sì, Bacigalupo Vasto Marina Olimpia Femminile. Eccola qui, allora un'altra gara interessante che noi di Rete 8 Sport ovviamente vi riproporremo su Sottoporta alle ore 18, condotto da Paolo Durante, canale 10, però non canale 11 del digitale terrestre, quindi sul Rete 8, non su Rete 8 Sport.
Paolo, in bocca al lupo anche a te per domani, sarà insomma una vera e propria battaglia, ma di quelle sane. Le cose brutte che chiamiamo battaglie purtroppo stanno avvenendo da un'altra parte. Domani sarà una bella giornata di sport, però ovviamente è un derby, no? E quindi da vivere con la massima attenzione e col massimo pathos. E saluta Gianluca, ovviamente, e un abbraccio a te per quello che grazie, credo. Oggi, e grazie per esserci stato. Grazie dell'invito, come sempre, crepi il lupo, e speriamo, come hai detto tu, che sia una partita, un vero spettacolo, che vinca il migliore. Assolutamente. Grazie a Paolo Giordani per la sua presenza, grazie a tutti, l'ultimo saluto e l'ultimo ringraziamento va a voi che ci seguite sempre numerosissimi in Eccellenza On Air. L'appuntamento è per sabato prossimo, staremo a vedere quello che accadrà domani e poi sabato sera, appunto, la prossima settimana, ne parleremo con tanti ospiti, tanti inviati e soprattutto i mister, i veri protagonisti insieme ai calciatori di questo meraviglioso campionato che è l'Eccellenza Abruzzese. Grazie di cuore e buonanotte.